La Peugeot 206 viene introdotta nel mercato nel 1998, sostituendo la piuttosto anziana 205 in produzione ormai dal lontano 1983. Ciò che aveva spinto Peugeot a mantenere in vita la 205 per così tanto tempo non fu dovuto solo all'enorme successo di vendita di quest'ultima, ma dalla volontà di Peugeot di temporeggiare al fine di osservare l'evolversi del mercato del segmento B. Lo scopo infatti era quello di valutare quali fossero i gusti degli acquirenti di fine anni 90, al fine di reinterpretarli al meglio in una vettura. L'attesa fu ampiamente ripagata, considerato che la Peugeot 206 è una delle vetture del marchio più vendute di sempre, con quasi 10 milioni di esemplari costruiti nei vari stabilimenti Peugeot distribuiti nel mondo. La volontà di Peugeot di innovare e rinnovarsi era evidente già dalle linee morbide e levigate dell'esterno, assolutamente moderne per l'epoca, e non più tese e squadrate come quelli degli altri modelli in gamma. Con la 206 furono introdotti elementi stilistici che hanno caratterizzato per lunghissimo tempo tutta la produzione dell'intero marchio, come gruppi ottici a sviluppo diagonale che si estendono sulla fiancata e la grande bocca. Ma uno dei tratti distintivi dell'auto è sicuramente la coppia di prese d'aria sulla testa del cofano dal Cocco Racing, che enfatizzano la sportività dell'auto. Allo stesso modo, all'esterno, anche gli interni sono contraddistinti da linee tondeggianti, con una plancia avvolgente realizzata con plastiche dure ma solide. La 206 fu pensata come una World Car e per questo motivo, oltre che ad essere offerta con 3-5 porte, fu venduta in configurazione Station Wagon, che la rese una delle prime segmento B moderne a potersi fregiare di una versione Wagon, e berlina Sedan, proposta però nei soli mercati emergenti. La 206 nasceva su un pianale completamente nuovo, in seguito utilizzato anche per le altre vetture del gruppo PSA, caratterizzato all'avantreno da un classico McPherson e al posteriore da un ponte torcente. La gamma motori era all'altezza delle esigenze di tutte le tipologie di guidatori, sebbene molti dei motori a benzina provenivano dagli altri modelli in produzione. Tra i benzina si segnala in particolare il 2.290 cavalli della versione GTI, mentre tra i diesel il 2.000 HDI da 90, in seguito sostituito dal più moderno 1.600 HDI da 109 cavalli. La gamma della 206 prevedeva anche una versione coupé cabrio dotata di un tetto in metallo ripiegabile elettricamente all'interno del vano portabagagli. La soluzione seguita da Peugeot nella 206 fece talmente tanto scalpore da influenzare tutti gli altri costruttori automobilistici, che presto proposero in gamma una loro versione cabrio dotata di questa soluzione. Nonostante ciò, oggi quasi nessun costruttore, né tantomeno la Peugeot dopo la 207, propone tale soluzione. Nel maggio del 2003 arriva il primo restyling, con il quale vengono apportate lievi modifiche sui dettagli estetici, aggiornate le versioni e introdotti i propulsori diesel più moderni, ma il restyling di sostanza si ebbe solo in concomitanza dell'entrata in produzione dell'erede 207. Tale restyling comprendeva, oltre al nuovo frontale ripreso dalla 207, anche nuovi interni e piccoli accorgimenti estetici per ringiovanirla, tra cui il ridisegnamento dei gruppi ottici posteriori. Vengono apportati aggiornamenti ai propulsori e viene modificata la nomenclatura del modello, che passa in 206 Plus. Gran parte del successo del modello fu dovuto anche alle competizioni nel mondo dei rally, per le quali fu impiegata la 206 VRC, dotata del 2000 benzina derivata dalla produzione di serie, opportunamente rivisto per gareggiare e dotato di turbocompressore a geometria variabile, in grado di raggiungere la potenza massima di 300 cavalli. La vettura venne profondamente rivista e dotata di trazione integrale. La 206 VRC riuscì ad aggiudicarsi le edizioni 2000 e 2002 del Mondiale Rally e tre titoli costruttori nello stesso periodo.